Nuovo appuntamento con Linea Diretta, ringrazio per essere in collegamento con noi Michele Poggio, mister dell'apparizione. Buongiorno mister. Buongiorno, ciao a tutti. Allora mister, come si suol dire, il giorno dopo è ancora più bello, nel senso che ieri è arrivata una vittoria importante, meno male alla fine che siete riusciti a giocare. Le condizioni del campo prima della partita non erano effettivamente molto buone, poi sappiamo benissimo che San Desiderio è un campo che quando comunque smette di piovere anche per mezz'ora drena molto bene, quindi si è riusciti a non fare pallanuoto e a fare una partita decente, non è stata diciamo rovinata dal maltempo. Ecco, io credo che comunque, mister, queste due squadre, sia voi che Lido Square, abbiano onorato bene la categoria, nel senso giocare pallaterra anche su un campo non semplice come quello di ieri, bisogna anche elogiare il fatto che il Lido Square quasi sempre partiva col portiere, palla bassa, quindi direi che è stato un bel vedere, ecco. Io sapevo, non li conoscevo benissimo, me li ricordavo 2 anni fa in terza categoria. Sono un'ottima squadra, si sono anche rinforzati, non per niente hanno il capocannoniere del girone e cercavano di giocare, lo sapevo, infatti ho impostato anche la partita in quel modo lì, ho cercato di farli giocare il meno possibile. E infatti tu hai visto la partita, hai visto che noi pressavamo al massimo alto, cercavamo di salire al Certo. massimo col centrocampo per cercare di non farli giocare. Ecco, mister, ora diamo un pochino un'occhiata anche agli altri risultati, perché insomma lì al vertice ora ci siete voi, siete tornati, però ci sono anche tante altre squadre dietro che vi minacciano, diciamo, perché siete veramente poche squadre in pochi, tante squadre in pochi punti, devo dire, un girone molto equilibrato. Niente, mi sembra che ogni domenica, noi è la seconda volta che andiamo in testa alla classifica, ogni domenica comunque cambia la capolista. Io l'avevo già detto all'inizio dell'anno e lo dico sempre ai miei ragazzi, sarà un girone che probabilmente le squadre verranno fuori nel girone di ritorno. Sicuramente ci sono dei valori e poi essendo anche che il girone è a 14 squadre, fino alla fine ce ne saranno 7-8 che lotteranno per i playoff, 6-7 che lotteranno per i playout. Tranquille, fino all'ultima giornata ce ne saranno poche. Infatti, quello che dico sempre, cerchiamo di raggranellare prima possibile 30 punti per la salvezza, che più o meno è la quota, almeno la quota dell'anno scorso, e poi penseremo ad altro. Quindi, noi per adesso il nostro obiettivo è salvezza. 13 punti alla salvezza, lo dico sempre negli spogliatoi. E domani sera lo ridirò. Ecco, allora mister, ci sono due partite che non si sono disputate, quindi ti chiedo a questo punto un pronostico per Crocefieschi-Pieve e Ravecca-Atletico Genova. Sia il Pieve che l'Atletico Genova sono squadre che a voi interessano molto da vicino. Sì, io le avevo già anche additate a inizio campionato come le favorite, assieme altre 3 o 4, tra cui il Borgo Incrociati, che è un pochettino in ritardo, ma è una squadra importante, è retrocessa dalla prima categoria, una buona squadra, noi l'abbiamo già incontrata, assieme al vecchio Castagna, che effettivamente è un'altra ottima squadra, non per niente ce l'abbiamo un punto sotto. Io penso che il Pieve Ligure possa vincere abbastanza facilmente. E l'Atletico Genova non lo so perché comunque ha avuto in settimana un ribaltone, se non sbaglio la scorsa settimana è saltato l'allenatore, quindi diciamo che dopo un esonero bisogna vedere come reagirà la squadra. Sicuramente giocare contro una squadra bisognosa di punti come il Ravecca, ma così come col Bavari, col Crocefieschi, non è mai facile per nessuno perché comunque sicuramente raddoppiano le forze quando incontrano le possibili vincitrici del campionato o le prime in classifica. Mister, ti chiedo un commento su Begato Davagna, terminata 1-1, il Davagna sarà anche la vostra prossima avversaria. Davagna noi l'abbiamo incontrato anche in Coppa Liguria, diciamo a settembre. È una squadra che sta facendo bene, è una squadra compatta, secondo me stanno trovando la quadratura, si stanno adeguando anche al girone, alla categoria. Sicuramente le ultime 2 partite ho visto che ha fatto 4 punti, ha vinto col Borgo Incrociati, ha pareggiato col Begato che non è per niente una squadra facile e per noi sarà l'ennesima prova
del 9 di questo campionato, bisogna sempre stare dalla prima all'ultima, bisogna sempre stare, prestare massima attenzione, perché comunque secondo me le insidie sono dietro l'angolo. E anche Tavagna, se noi non lo affronteremo con la testa giusta, ci batterà o ci metterà sicuramente in difficoltà. Ecco mister, ti chiedo un'ultima cosa rapidissimamente, chi ti ha impressionato di più a livello anche di risultati? Cornigliano Montoggio 1-1, Borgo Incrociati Bavari 5-1 e Voltri Vecchio Castagna 0-2. Beh, sicuramente il Vecchio Castagna ha fatto un ottimo risultato a Voltri, perché comunque il Voltri veniva da 4 risultati utili consecutivi. Noi l'abbiamo incontrato che aveva 0 punti, io anche ai ragazzi l'avevo detto, guardate che questa squadra qua non merita 0 punti in classifica, aveva fatto un'ottima partita contro di noi, poi era rimasto in 10 e noi avevamo fatto il 2-0 e il 3-0, ma fino all'1-0 al 65esimo era stata molto equilibrata.